Amici telespettatori, bentrovati, nuovo appuntamento, si apre ancora una finestra sull'approfondimento della nostra testata giornalistica. Come sapete, Status prova a proporvi degli argomenti che poi magari sono molto discussi giornalmente e quotidianamente. Allora, come ogni volta, noi proviamo anche quest'oggi a darvi delle informazioni e oggi, nello specifico, parleremo di disdettare l'affitto anticipatamente senza conseguenze e poi anche un consiglio come studiare meglio, suggerimenti e tecniche. Lo facciamo con il dottor Maiolino, ben trovato ancora grazie. Una volta. Benvenuti e con la tutti. Dottoressa salutiamo tutti i telespettatori, ben trovata Linda, naturalmente Brusca. Allora, partiamo intanto da disdettare anticipatamente l'affitto, perché ogni volta insomma è sempre difficile per chi ha affittato un appartamento, un negozio, no? Perché può sì. valere per l'uno e per certo. l'altro. O c'è differenza intanto tra locazione di abitazione sì, certo. e commerciale? Ci sono delle differenze. Partiamo dal concetto che la risoluzione consensuale del contratto di locazione è possibile, e questo in qualsiasi momento, se c'è quando i due sono d'accordo. Quando sono d'accordo. La volontà delle parti, si usa dire, è sovrana. Però ci sono degli aspetti fiscali che vanno ossequiati, se ci sono problematiche l'associazione La Sicilia Che Vorrei è a disposizione. Al di fuori di queste considerazioni di risoluzioni consensuali ci sono altri casi, poi al termine daremo una ciliegina, infatti ho scritto nell'appunto ciliegina, la cessazione anticipata del rapporto di locazione. Oh, allora mi faccia capire, cioè se io ho un'abitazione e voglio andarmene prima che scada il termine del contratto, sì. che ci, cosa sono, devo ci fare? Sono delle regole, sono più agevoli per il conduttore è l'inquilino, il locatore è il proprietario di casa, ecco, il padrone, inquilino e proprietario, così certo. arriviamo a tutti. In effetti solo l'inquilino ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, al locatore, al proprietario sono date alcune condizioni. Si può avvalere ovviamente l'inquilino di una clausola se è stata messa precedentemente nel contratto, oppure se ci sono gravi motivi. Il mancato rispetto del preavviso, per esempio, obbliga al pagamento di 6 canoni mensili. Qui c'è Cassazione che chiarisce il tutto. Però c'è una conseguenza: se uno va via prima della scadenza naturale, il proprietario può chiedere dei danni per questa risoluzione, perché mi hai lasciato anticipata. Prima anticipata, certo, certo. Cioè, ovviamente, ma da un qualsiasi momento, cioè da quando. Sì, parleremo poi anche di questa ipotesi. Il proprietario, però, deve dimostrare lui il danno che ha avuto, quindi non è solo perché sei andato prima, io ti cito per i danni e qualcosa. Il recesso del proprietario, del locatore, può avvenire solo per specifici casi. Una delle cose che a volte può dar fastidio è che, ed è consentito, può recedere se deve andarci ad abitare lui. Questa è una di quelle condizioni che consente la possibilità quindi di ottenere che ha bisogno dell'appartamento, certo, quindi certo. Sono diversi ma quanto casi. Tempo sono anche lì, ecco, è la questione più grossa, è la questione più grossa. Però ci sono diversi casi, io ne ho appuntati 6. La legge è la famosa, la 431 del 98. Se intende destinare l'immobile ad uso artigianale proprio o abitativo proprio, anche a parenti entro il secondo grado, questo dà questa possibilità. Adesso diremo una cosa che l'abbiamo usato per l'Atari: se intende destinare l'immobile ad alcune particolari attività, anche attività di culto. L'abbiamo detto per l'Atari la settimana scorsa, che esentava dall'IVA, dall'Atari. Se io ho dato in affitto ad un appartamento, però in questo appartamento voglio metterci un luogo di culto, è una delle condizioni. Cosa ci fa? Una chiesa? Un luogo di culto. Si chiama. Protestanti. Ce ne sono. Protestanti. Sì, certo. Protestano. Quelli che protestano. Quelli che protestano. Ce ne sono
diverse, non le dico tutte e sei, però una è particolare perché una moschea, non sembra, sì, quelle dal fastidio, le mosche, No, lei l'ha detta moschee, questa cosa, sì. Di qua, non danno fastidio. No, per carità, quando sono per strada, infatti dovrebbero avere i loro culti, luoghi di culto, stare eccetera, eccetera, ma è un altro argomento, non voglio. Ecco, una particolarità è quando l'inquilino non occupa continuativamente l'appartamento senza giustificato motivo e condizione per cui il proprietario può disdire. Guarda, certo, perché io mi affitto un appartamento e ci vado ogni tanto così per sport. Allora, questo può. Ma quando mai hai visto un caso del genere? Lei? No, ci sono. Ah, ci sono, sì? Dei casi, sì. Però che se l'affittano così. Questa è una forzatura, però la Cassazione si è espressa. Quelle sono perché le case, quelle che diciamo che usano per le amanti. Può darsi. Le case, va come bene. Le garzoniere. Le garzoniere. Che lei dovrebbe conoscere, sì, benissimo. No. Non lo so, mi è venuto così. Sono un uomo fedele. Dunque, quando il conduttore non occupa, ecco, l'immobile. Volevo precisare che l'uomo fedele è anche quello che può avere due relazioni diverse. È fedele a due relazioni. Certo. Può essere fedele pure a 100.000 relazioni, certo, purché sia fedele. Può sembrare strano, la forzatura è perché io della proprietà che ho in locazione ne faccio quello che voglio, in diritto diremmo de iure re aliena, cioè ho il possesso del bene altrui e ne dispongo. Purtroppo nella questione abitativa non è così. Se io ti ho affittato questo appartamento, esigo, fra virgolette, che tu lo occupi per quello che mi hai indicato e quindi per uso abitativo. Okay. Bene, per tutte le varie possibilità, eccetera eccetera, l'inquilino è tenuto a comunicare, e il conduttore, il proprietario, a comunicare comunque 6 mesi prima la disdetta. Guarda che io ti dico che entro i 6 mesi sono sempre previsti dal contratto, certo, di locazione. Poi ci sono, quindi insomma non è che rispetta i contratti che abbiamo scoperto. No, è la ciliegina, quella è la ciliegina. Ah, aspettiamo. Poi ci sono, e questo posso dire che nella maggioranza dei casi. Ma la caparra me la ritornano, ecco, se io faccio. Bene, Otto, bravo, bene. Ecco. La caparra. Se io faccio richiesta prima, me la restituiscono? No, perché il proprietario non è un obbligo restituirla, perché il proprietario si deve accertare se la cosa locata è stata lasciata così come era stata consegnata. Quello che non viene ossequiato nella maggioranza dei casi è un adempimento fiscale che è a carico del proprietario, ma il proprietario poi deve ripetere il 50% di questo costo, perché c'è un'imposta che grava per risoluzione anticipata del contratto di locazione. Si paga una tassa se te ne si vai prima? Imposta, è un'imposta. Imposta. Si paga un'imposta. No, la chiami come vuoi, sono soldi da uscire. Comunque. Sì, però la tassa è per un servizio, l'imposta è imposta. Va bene. Ovviamente rimane fermo il diritto per il locatore di chiedere che per inadempimento, perché un inadempimento lasciare prima, perché si viene meno a un impegno contrattuale, può chiedere il risarcimento dei danni conseguenti. Questa valutazione poi dell'entità la decide il magistrato. Ciliegina. Mettiamogli la ciliegina. Leggo perché è proprio. Io ancora non ho capito dov'è il vantaggio. E adesso, anche se la ciliegina è questa, anche se per legge l'inquilino dovrebbe comunicare la disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza, per scritto, con lettera raccomandata, con ricevuto di ritorno, se intende lasciare in anticipo l'immobile e può fare la disdetta, è bene sapere che non è poi un'impresa difficile. Occorre invocare una causa di forza maggiore, fornire una valida motivazione. Io dico l'esempio di quanto è accaduto non molto tempo fa. Un'amica, Sara, ha avuto problemi con l'appartamento, ha dovuto lasciare per esigenze, per cause di forza maggiore. Infatti dicevo, come posso fare? Una causa qualsiasi. No, ma deve essere una causa di forza maggiore. E infatti il problema qual era? Che siccome era a fronte questo suo appartamento un fiume, questo fiume è stato inquinato da reflui e purtroppo materiale di risulta che nel tempo si è accumulato, allora la zona è diventata accorsata dai topi e quindi ovviamente hanno creato un qualche cosa
e riporto quello che le ho fatto scrivere, che sussistono gravi motivi oggettivi, e quindi non è per una questione mia, okay, non conosciuti al momento della sottoscrizione del contratto, e tale da impedire la prosecuzione del medesimo. Certo. Questa è una condizione che oggi te lo comunico e vado via subito. L'appartamento era diventato piccolo perché erano diventati troppi con i topi. C'era quello, con i topi dentro. E le mosche di prima. Questo, in un altro caso, per esempio... Che fanno? Vanno a fare un controllo per vedere se ci sono i topi? No. Ho detto di far fare le foto e quant'altro. Ma un altro caso, per esempio, ho consigliato all'inquilino di dire che aveva avuto un'allergia perché di fronte c'era un terreno... Poi c'è il certificato medico... Non è proprio... Però è una di quelle condizioni che consentono di lasciare casa, perché magari uno ha avuto quindi una... Quindi che fa? La caparra qui la restituiscono? No, va restituita perché non c'entra nulla, è una causa di forza maggiore, eccetera, eccetera. Quindi è di quelle cose che io ci riesco se so. È il sapere e potere. E potere, naturalmente. Bene, siamo stati rapidi. Allora, nel caso, facendo un brevissimo riepilogo, nel caso di vostri intenti ci siamo. Allora, se il caso che dovete per forza maggiore, perché quello poi il punto, lasciare l'appartamento, sappiate che si può fare. Se avete difficoltà in tutta la documentazione, c'è l'associazione che fa. A titolo gratuito, dà la consulenza per aiutare il cittadino a levarsi da futuri debiti. No, ma soprattutto dal fatto che non si sanno fare caso, queste documentazioni, caso, ognuno insomma, dare le giuste gente... indicazioni per poter dire. Senta, ma per trasferimento, per esempio, di lavoro, è chiaro che è una. No? È una causa di forza maggiore. Di forza maggiore, quindi, ci sono tanti insegnanti che, per esempio, adesso vengono sbattuti a destra e a sinistra in altre regioni. Trasferimento di lavoro, laddove fossi io poi ad assistere dall'altra parte il locatore, il proprietario, e serve capire se è di pari importo il trasferimento, cioè guadagni 1000 qui e vai lì e guadagni 1000, va bene, ma se tu guadagni 1000 qua e ti trasferisci ne guadagni 1100, 1500, 1300, vabbè, se sei allora stato tu trasferito è causa di forza maggiore. Però siccome c'è un vantaggio economico dal tuo trasferimento, questo non deve essere in danno di me. Va bene, del però adesso entriamo troppo in... il pelo lei trova. Cioè, se devo assistere, in giusto modo. Meglio ovviamente. Un buono niente. Facciamo una brevissima pausa, torniamo per parlare di come studiare meglio, suggerimenti e tecniche. Sì, è una cosa importante. Quindi restate lì, non vi muovete. Non soltanto ci rivolgeremo ai ragazzi che devono studiare, ma soprattutto ai genitori. State attenti. Risate a crepapelle. Cassai, cassai. Sabato 29 ottobre al Teatro Finocchiaro, la serata di cabaret. Bravo. Con i 3¼. Risate, gag e animazione. Con la formula aperitivo rinforzato. Prenota chiamando allo 091 30 18 88 o al 33 45 69. Oppure prenota online circuito ticchettando. Un sintomo preciso. Comunicazione dal grande impatto visivo? Noi facciamo al caso tuo. GSM Aero Panorami, la mongolfiera personalizzata con il tuo logo, il tuo slogan, i colori. Un super mezzo che sorvolerà il cielo della tua città. Contattaci, siamo in via Domenico Scina 15 a Palermo.
La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al Tribunale. Amici telespettatori, eccoci nella seconda parte di questo appuntamento e devo dire purtroppo anche l'ultimo della serie, di questa serie stagionale, poi lo spiegheremo alla fine. Allora, con l'associazione La Sicilia che vorrei, il dottor Maiolino e la dottoressa Brusca, stiamo per aprire l'argomento, uno degli argomenti forse tra quelli più dibattuti nelle famiglie, perché è la famiglia che è coinvolta qui. Quando un ragazzo non riesce a studiare, è rimandato ogni anno, o bocciato ancora peggio, oppure è distratto, c'è qualche condizione, abbiamo parlato nelle passate scorse trasmissioni anche di dislessia, ma quello è un altro argomento. Adesso noi invece ci concentriamo su come studiare meglio, e quello è il punto. E da dove partiamo? E partiamo dal perché c'è questo argomento. Giuseppe, studente di secondo ginnasio, un bravo ragazzo che va anche bene a scuola, figlio di Linda. Ah, ecco, proprio abbiamo il caso reale. Il caso in famiglia. Perfetto. Compulsato su alcune problematiche, ha chiesto un metodo per studiare meglio in minor tempo. Ah, l'ha chiesto lui? L'ha chiesto proprio lui. Già questo è quanto dire. È positivo, insomma. È molto positivo. Lo chiede... E allora io dico che arrivare a risultati accettabili impegnandosi meno è possibile, quindi fare frutto, come amo dire. Brevemente, perché poi c'è da dire questo, alla fine... Cosa fanno? Prendono appunti nel frattempo, no? Magari. Allora, leggere un paragrafo, un paio di pagine al massimo, poi ripetere i concetti che si sono letti in questi due paragrafi, verificare di non aver tralasciato nulla, quindi io mi ripeto, ma... vado a rivedere, si riassumono poi i concetti principali al computer oppure in forma scritta. Se c'è poi un grafico, magari per istituti tecnici maggiormente, che è importante, lo si ricrea. Se non lo si riesce a ricreare, perché magari è complicato o quant'altro, una delle tecniche è di descrivere il grafico a parole. Ricordatevi a tutti gli studenti, voi per ricordare un argomento lo dovete dire, si ricorda molto per l'ascolto, molto per quindi il sentito, per il letto, ma la cosa che più resta ferma nella vostra memoria è se il concetto che avete letto e studiato lo trasmettete ad altri. Questo è importantissimo. Anche davanti allo specchio. Se non c'è nessuno lì, che fai? Si può bene, fare, quanto possibile. Allora, basta ripetere, bisogna ripetere. Studiare e superare interrogazioni, maturità, esami universitari, è possibile farlo senza stress. Questo che vi stiamo dicendo è una sintesi della sintesi. Io immagino quanti vaffa gli stanno arrivando degli studenti. No, i ragazzi studiano, dopo aver letto è una cosa complicatissima. No, dopo aver letto, quando... Poi ascoltate, perché vi dai consigli. Dopo aver letto quando necessita, è bene scrivere, ecco, questa è una già piccola strategia, tutte le domande possibili sull'argomento, senza tralasciare. Cioè, si devono fare la domanda e si danno la risposta, un po' alla Marzullo, si sono letti l'argomento, quel paragrafo, si fanno le domande come se fossero loro a dover interrogare, e se le scrivono... Questa non la sapevo. E se le scrivono queste. Quindi, al termine di questa tecnica, di questa parte di studio, si hanno due documenti, uno che contiene il riassunto, perché ho fatto il riassunto, il grafico, eccetera, eccetera, e l'altro con... Facciamo un esempio. Mi faccia concludere. E l'altro invece con domande sugli argomenti. Questi due documenti ho scritto che costituiranno il vostro archivio studi, per cui poi, ritornando sull'argomento, tra poco vi dirò
della tecnica di cromoterapia, immediatamente ritornate sull'argomento e quant'altro. Posso fare l'esempio? Ebbene, chiudo, vado a chiudere. Ebbene, è utile suddividere le domande creando riferimenti per poter andare a recuperare la porzione di testo. Per fare questo, lo uso io per prima, una tecnica di cromoterapia. Scegliete degli evidenziatori, il verde, il giallo, l'arancione, sono colori chiari, fluorescenti bene, e in una pagina trovate il lemma, la parola chiave di quel discorso, se ce ne sono due, quella più importante, e decidete poi che il verde è il colore più importante, e quindi a quel lemma, a quella parola la evidenziate con il verde, e così di seguito, poi altre parole, altri concetti con altri evidenziatori. Se voi ritornate a prendere quelle due pagine, quelle tre pagine, quello che è, immediatamente soltanto leggendo la parola evidenziata in verde, siete rapidi e la mente riprende tutto, perché quella è la sintesi del concetto che avete. Questa è la cromoterapia. No, è mutuato dalla cromoterapia, poi tengo incontri emozionali con tecniche di musicoterapia, cromoterapia e quant'altro. Bagnoterapia? Bagnoterapia ce la andiamo a fare alle spalle. Al microfono. Alle spalle, insomma, microfono, sì. Un consiglio bonus l'ho chiamato. Sì, bonus. Un consiglio bonus. Purtroppo con i computer i ragazzi fanno tardi, fanno notte, mentre dormire bene è fondamentale per studiare efficacemente. Molti studenti commettono proprio il grave errore di essere in uno stato di sonnolenza cronica e non se ne rendono neanche conto. Sì, la mattina sono... Volevi dire quella parola, è proprio quella. La mattina proprio hanno la faccia di quelli... Si ha difficoltà a memorizzare le cose, quindi a studiare, ci si distrae facilmente a concentrarsi sui libri. Vuoi vedere che il problema è proprio qui? Tant'è che l'associazione La Sicilia che vorrei offre il manuale del buon riposo, voi la contattate, si mette a disposizione. C'è il manuale del buon riposo. Certo, agli studenti di medie, superiori ed universitari in difficoltà, per esempio per il superamento di qualche esame, ovvero per la stesura della tesi. Posso averne una copia? Aspetti, mi faccia dire, questa è una notizia importante, l'associazione offre il 50%, il 50% di contributo di quello che prende il docente convenzionato. Aspetti, questa è una cosa importante. Cos'è la storia? C'è da fare ripetizioni in filosofia? Perfetto. Sì, matematica, faccia matematica che è più difficile. È uguale, una materia vale l'altra. Ci sono dei docenti convenzionati, prendono, che so, 20 euro, 15 euro, eccetera, eccetera. Il 50% è offerto dall'associazione che vorrei. Adesso mi faccia capire, perché lì sono tutti lì attentissimi. Se mio figlio deve andare a fare ripetizione di matematica, mi costa, e lo so precisamente perché lo fa mia figlia, 25 euro a lezione, sì. 12,50 euro li mette all'associazione, per i docenti convenzionati. Che sono convenzionati, che fanno parte dell'associazione La Sicilia, che vorrei. Per quelli che sono associati, praticamente c'è il 50%. Offriamo questo servizio, perché noi siamo di promozione speciale. Posso associarmi? Pago. Voglio concludere questo argomento dicendo una cosa simpatica. Ho telefonato stamani a Oddo. Infatti non ho capito la telefonata. E gli ho chiesto. Oddo, mi dica una frase qualsiasi, po' è rimasto perplesso, poi alla fine mi ha detto... Immaginatevi, mentre uno sta lavorando, che riceve la telefonata, dimmi una frase qualsiasi. Mi dica una frase qualsiasi. Io sono abituato a dire cretinante tutto il giorno. La frase, ecco perché chiedo alla regia di inquadrare un attimo, io sono qui e ho portato lo strumento. Inquadrate me che non volevo far vedere. Vabbè, è un vocabolario. Non vogliamo far pubblicità, però è un vocabolario della lingua italiana. Ma sì, ma questo è questo già 50 anni, già un reperto storico. No, non è tanto vecchio. Il Devotoli è uno dei migliori, come per esempio per il latino uso il Badellino Galonghi. Allora, e Oddo mi ha detto: "Che splendida giornata sarà domani. Spero anche dopodomani." Hai visto? L'ha puntata al computer, l'ha scritto, mentre tu gliela dicevi. Io ho detto questa cosa, è vero, questa è È vero, siamo su una realtà indiscutibile. Ebbene, con una tecnica, che non sto qui a spiegare eccetera eccetera, ma con l'uso del vocabolario in un certo modo,
per fare i componimenti di italiano, per esempio, questa stessa frase, solo con l'uso del vocabolario. La frase è: che splendida giornata sarà domani, spero anche dopodomani. Questa frase, con una tecnica d'uso del vocabolario, si concreta in questo: domani sarà una giornata di inconsueta bellezza e magnificenza, e quell'intercorrere tra il sorgere e il tramonto del sole possa essere splendido anche dopodomani. Ma tu pensa cosa ho detto io, hai capito? Dentro quella frase c'era tutta sta come, roba. Come con, cioè, ma quello come... è poetico, cioè È bello. Bello, è semplice. Io tutte le mattine dico: domani sarà una giornata di inconsueta bellezza e magnificenza, e quell'intercorrere tra il sorgere e il tramonto del sole possa essere splendido anche dopodomani. Io tutte le mattine dico questa frase appena mi alzo. Va bene. Io volevo fare un esempio, no, per i ragazzi invece, che a proposito del metodo, per esempio, mi corregga se faccio errore, è: Napoleone morì all'isola d'Elba nel 1821, è l'unica cosa di storia che mi ricordo benissimo. Sì. Voi che cosa dovete fare? Domanda, scrivete la domanda: quando morì Napoleone dove? Ho detto giusto? Sì. Stavo facendo l'esempio. Quindi scrivi la domanda, nel momento in cui scrivi la domanda automaticamente ti parte la risposta. Sì. Però non è così, poi ovviamente verranno e spiegheremo, perché non è il dato mnemonico, è il concetto. Il concetto. Perché il concetto, se io comprendo un concetto, poi so esprimere e dire bene le cose. Una volta mio figlio, che adesso è ingegnere informatico, eravamo con alcune persone e io spiegai una certa cosa e gli altri mi fecero un plauso, chiedo scusa adesso, e mio figlio disse: papà, ma tu lo esponi bene perché le sai le cose. Sapere le cose è studiarle e poi usare una tecnica per dirle, per farle, per confutarle. Ieri sera sono stato a un incontro culturale e si parlava di alcune cose, ed è arricchimento. Ecco, vi bloccate, vi fossilizzate soltanto in quello che leggete sui testi. Ampliate. Non si finisce mai di studiare. Perché sapere è potere. Mi faccia dire, abbiamo l'ultimo minuto, mi faccia dire intanto l'associazione della Sicilia che vorrei, in che cosa può aiutare. Faccio un riepilogo generale prima della conclusione, cioè come possiamo aiutare chi ne ha bisogno? Allora, l'associazione La Sicilia che vorrei è stata costituita da cittadini per i cittadini, innanzitutto per difenderci dai debiti, così come abbiamo fatto nelle puntate scorse, abbiamo approfondito con determinate tematiche e dare un po' la soluzione, la risposta esatta per aiutare tutti i cittadini. In questo caso ultimo aiutiamo anche le famiglie e i ragazzi, perché molte volte ci chiedono la possibilità di poter studiare e soprattutto anche il lavoro, quindi diamo quelle informazioni, quel inserimento nel mondo sociale nel miglior modo possibile. Allora, perché avete la visto il numero di telefono, se avete bisogno qualche consiglio sui moduli da presentare per le pensioni. Ci lasci secondo per il saluto? Assolutamente sì, prego. Noi siamo a fine anno, gli impegni sono tanti, capite che questa è un'attività che facciamo di volontariato, quindi al momento noi dobbiamo sospendere questa collaborazione con questo programma Status. Forse a febbraio, gennaio-febbraio, ripartirà in qualche altra veste, in qualche altro modo, uno sportello del cittadino, come si usa dire, perché questa promozione sociale in favore dei cittadini, fatta in questo modo, abbiamo avuto plauso veramente da tutta la Sicilia, non ultimo una telefonata da Messina qualche ora fa. Soprattutto abbiamo tanti cittadini che ci chiedono di far parte della nostra associazione e si vogliono prestare proprio attivi, parti attivi. E allora, buona fortuna, buona stella, come dice lei, naturalmente. Certo. Grazie per il contributo che avete dato in queste puntate. Speriamo, insomma, che per il futuro mai chiudere le porte. Dire ai telespettatori che comunque CTS, la redazione, sarà sempre a disposizione. Se hanno delle difficoltà, delle informazioni, vi possono sempre contattare, e contattare anche La Sicilia che vorrei col numero che voi conoscete, con lo 091 977 8000. Grazie al dottor Maiorino, grazie alla dottoressa Brusca, grazie a voi per aver avuto la pazienza di aver ascoltato, ma comunque anche questa volta, insomma, credo che abbiamo centrato il punto sull'informazione. Noi ci rivediamo come sempre domani qui su questa emittente, sempre allo stesso orario.